Allora possiamo iniziare, chiamo subito la prima relatrice, sempre piccolissimo ragazzi, Manuela Mazza, e adesso poi leggeremo il titolo. Siamo in orario, abbiamo un programma che prevede una prima sessione con quattro interventi da 15 minuti, da buon ex mezzofondista starò attento all'orario in modo da far rispettare i tempi e in modo che tutti abbiano appunto l'opportunità di presentare le loro relazioni e si mantengano bene i tempi del convegno. Allora, prima relazione, Manuela Mazza, sponsor Verraia Italia, le forme del vetro dall'olio alla bottiglia nel terzo millennio. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono Manuela Mazza, appunto vi illustrerò brevemente di cosa si occupa la nostra azienda, di come nasce la bottiglia di oggi. Qua stiamo a parlare di vetro antico, ma Verraia con piacere ha accettato di partecipare a questa iniziativa, in quanto siamo fieri del nostro materiale e di chiunque lo promuova. E quindi, niente, eccoci qua. Se mi può far partire gentilmente il video. Sostenibilità, flessibilità, qualità, innovazione. Sono tanti i contenuti nei nostri prodotti, nei prodotti Verraia, nei nostri talenti, nel savoir-faire. Verraia è tra i leader mondiali nella produzione di contenitori in vetro per bevande e alimenti dai contenuti tecnici elevati. Con quasi 200 anni di storia, siamo liberi di costruire il nostro futuro. Il valore e la forza di Verraia sono dati certi e si misurano con i suoi numeri. Le nostre persone fanno la differenza per offrire il meglio al consumatore e ai mercati. Condividiamo con passione gli obiettivi dei clienti. Trasformiamo informazioni e tendenze in prodotti di successo. Importanti investimenti nei nostri processi industriali permettono la produzione di grandi tirature di prodotti, ma anche di contenitori premium, grazie al progetto Small Business. In Verraia agiamo con senso di responsabilità, con principi di comportamento e azione condivisi e nel massimo rispetto della sicurezza. Con My Verraia e Virtual Glass, Verraia è sempre più vicina ai propri clienti con risposte immediate ed efficaci. Grazie ad una supply chain moderna e una logistica flessibile, assicuriamo le prestazioni e l'efficienza delle nostre attività per soddisfare ogni esigenza. Con Ecoglass e Vetreco ci occupiamo direttamente del vetro riciclato. L'utilizzo di alte percentuali assicura la diminuzione delle nostre emissioni di CO2. Il vetro è sano, mantiene il gusto, è riciclabile al 100% infinite volte. È il packaging ideale per contenere alimenti e chi ne promuove gli stessi valori è da sempre partner e amico di Verraia. Stessi valori, stesso impegno condiviso.
Quindi giusto per adesso facciamo un passo indietro per capire da dove nasce la bottiglia di oggi. E diciamo che, vabbè, non sto qua a spiegare voi che senz'altro siete specialisti in materia, da dove arriva il vetro. Una storia antica, lontana nel tempo, dopo la metà del 1600 si inizia a usare la bottiglia con le modalità attuali, ovvero per il trasporto dei liquidi, soprattutto del vino. Prima era usata unicamente per la mescita, in quanto non si conoscevano ancora le modalità per rendere resistente la struttura del vetro e che fosse appunto adatta a sopportare gli stress del trasporto. Nei successivi 100 anni la forma della bottiglia diventa sempre più vicina alle forme attuali, andando appunto a ricercare una maggiore stabilità, una maggiore compattezza nella forma che agevolasse il trasporto, perché appunto la bottiglia, diciamo, cicciottella, la onion dei tempi antichi era difficilmente trasportabile, quindi appunto, come vedete, ci avviciniamo a delle forme decisamente simili a quelle attuali. Dall'inizio poi del Novecento ad oggi, ovviamente, la meccanizzazione è aumentata notevolmente e, a dir la verità, diciamo, il processo di stampaggio vetrario non ha subito grandissime modifiche appunto dall'inizio del Novecento, ma quello che è stato incrementato notevolmente sono tutte le fasi di controllo del processo produttivo, la conoscenza del materiale che appunto lo ha reso più resistente e che ci ha consentito quindi di operare delle sgrammature, cioè di concepire i nuovi contenitori sempre più leggeri, mantenendone però in alternate le performance, quindi la resistenza, e comunque mantenendo anche un design legato alla tradizione ormai consolidata dell'uso delle bottiglie. Quindi non ci accorgiamo in effetti, guardando un contenitore, se è stato ecoconcepito, quindi se è alleggerito. Però questo comunque ci porta un grande beneficio, perché ovviamente utilizziamo meno materia prima. E sempre le innovazioni tecnologiche ci hanno consentito di poter utilizzare un maggior quantitativo di rottami di vetro per le nostre produzioni. E anche questo ci porta notevoli vantaggi, in quanto questo tipo di materiale fonde a temperature più basse, quindi minori emissioni, minore erosione di materie prime. Quindi un circolo assolutamente virtuoso. Il vetro è un materiale veramente nobile, infatti è riciclabile infinite volte al 100%, cioè da una bottiglia rinasce una bottiglia o un vaso. Non ha una decadenza il materiale, anzi, solo vantaggi. Quindi stiamo lavorando ormai da diversi anni all'alleggerimento dei nostri contenitori, lavorando in concerto ovviamente con i clienti. E, Veralia aiuta, supporta chi lo ritiene, no, appunto i nostri clienti, anche nella concezione del design di un contenitore. Quindi andiamo a mediare tra quelle che sono le richieste del cliente, del mercato, il suo desiderata e le possibilità che ci offre il nostro materiale e il nostro tipo di ciclo produttivo. Quindi incontriamo i nostri clienti, utilizziamo degli strumenti di analisi sempre più efficaci che ci consentono appunto di verificare preventivamente se un'ipotesi di progetto è fattibile oppure no, avvalendoci appunto di tutti questi strumenti, anche dei prototipi tridimensionali, arriviamo poi a fare delle campionature in vetro, proprio per cercare di dare un elemento distintivo ai nostri clienti, perché poi la forma del contenitore, il design del contenitore, è solo uno degli elementi che concorre a creare il design di un prodotto. È comunque un elemento forte, perché cioè è la prima immagine che cattura l'attenzione del consumatore, quindi insieme ovviamente alla vestizione, all'abbigliaggio, al prodotto,
perché il design della bottiglia da sola non potrebbe funzionare, è solo uno degli ingredienti che ci porta a un design di prodotto, e quindi è un'attività che va fatta in concerto appunto con i nostri clienti. Ovviamente noi produciamo anche contenitori per un mercato più generalista, quindi non solo cose specifiche per un dato cliente, ma anche articoli standard che trovate tutti sulle vostre tavole, negli scaffali dei supermercati. La nostra produzione si divide in due macro categorie, che sono le bottiglie e i vasi per alimenti. Abbiamo appunto un'offerta diversificata di prodotti, e appunto le leve su cui possiamo agire per realizzare il design dei nostri prodotti è non solo la forma, ma anche il colore del vetro, alcune caratterizzazioni, ovviamente il tipo di chiusura, e anche delle lavorazioni superficiali appunto del contenitore. Come vi dicevo, la gamma di prodotti di colori che possiamo proporre al mercato è piuttosto ampia. Poi vabbè, la categorizzazione in premium e standard è legata spesso a volte anche a delle mode, però è indubbio che un articolo in colore blu, vista la scarsa disponibilità, si fa notare in mezzo agli altri, ecco. Oppure un colore extra bianco è sempre legato a un mercato di tipo premium, quindi magari liquori di alta gamma, o dove vogliamo far vedere il contenuto in modo completamente trasparente, senza filtri. Le possibilità appunto sempre di giocare sul design dei contenitori sono date anche dal tipo di lavorazioni che possiamo appunto proporre, che sono sia in rilievo ma anche in basso rilievo, la posizione di loghi oppure di brand di un dato contenitore e di un dato, scusate, produttore, e che possono anche interessare l'intera superficie dell'oggetto, oppure ridursi appunto a dei piccoli loghi, bolli, eccetera. Qua poi ovviamente progetto per progetto andremo ad analizzarlo nello specifico. Possiamo addirittura andare a personalizzare il fondo dei contenitori stessi, oppure il dettaglio di certe bocche, di certe chiusure. Ovviamente sono tutte delle complessità aggiuntive, ma il cliente propone, se sono fattibili, si studiano insieme e si arriva poi a concepire l'oggetto finale. Il mondo dei vasi anche può essere, diciamo, oggetto di personalizzazione, di studio. Vedete che c'è sempre più la ricerca della distinzione, banalmente andando a fare la spesa. Il tipo di processo è leggermente differente, il tipo di chiusure sono un po' più limitate in quello del settore delle bevande, dei vini, degli spumanti, e quindi qua vedremo anche proprio per la tipologia di prodotto che si utilizza questo contenitore una minor sperimentazione, chiamiamola così, di forme e colori, tant'è che il settore dei vasi è praticamente esclusivamente bianco. Però sono orgogliosa invece di presentarvi un nostro vaso che si è recentemente aggiudicato un premio importante del settore packaging, che è l'Oscar dell'imballaggio, e proprio per la sua colorazione. Di fatto il vaso è un vaso che già producevamo in colore bianco, e abbiamo pensato di proporlo al mercato in colore verde, perché questo ci consente di utilizzare una percentuale maggiore di rottame di vetro, perché il rottame di vetro, purtroppo per la separazione poco attenta che se ne fa in Italia, cioè nella campana del vetro mettiamo il vetro di qualunque colore, quindi è un problema andarla a immettere nel forno in quantitativi elevati, perché può far virare la massa del forno. Immaginatevi che la vasca di un forno è circa di 100 metri quadrati, quindi capite bene che se abbiamo poi delle derive di colore, poi abbiamo difficoltà a vendere i nostri prodotti, perché sono classificati appunto a seconda del colore. E infatti appunto è stata capita questa nostra intenzione dall'Oscar dell'imballaggio, che ci ha premiati per il segmento sostenibilità.
per cui abbiamo un vaso funzionale e più rispettoso ancora dell'ambiente, che ci fa risparmiare energia elettrica e materie prime. Adesso vi illustro proprio qualche caso di successo, qualche articolo di recente produzione di Veralia, giusto per farvi capire che appunto questi aspetti di decorazione, così negli ultimi richieste che ci sono venute dal mercato, sono state poi portate a compimento, quindi concretizzate con delle produzioni industriali, non senza difficoltà in alcuni casi. E, come vedete, diciamo, alla forma tradizionale di uno spumante si può apportare qualche elemento di novità, che poi può piacere o non piacere, evidentemente, ma diciamo, con tutta questa lavorazione che è proprio fatta nel vetro, quindi va concepito lo stampo adeguatamente. E magari il cliente arriva con un'idea, non si rende magari conto comunque di alcune complessità, e l'obiettivo dei nostri tecnici è proprio quello di comunque riuscire a mediare tra il desiderata e quelle che sono gli aspetti funzionali di un contenitore. Quindi, ad esempio, per questo contenitore anche il tipo di abbigliaggio impone delle modifiche geometriche che il consumatore finale magari neanche si accorge, ma insomma noi invece dobbiamo porre queste attenzioni e inserire qualche limite anche. Se noi vogliamo etichettare adeguatamente un contenitore con questo tipo di superficie, che quindi avrà una riserva di etichetta specifica, dovremo prevedere nella bottiglia degli elementi che sulla linea di imbottigliamento fermano il contenitore in una posizione esatta, in modo che la macchina etichettatrice possa porre l'etichetta in modo adeguato. Quindi nello sviluppare il design di un contenitore dobbiamo verificare quali sono gli elementi che concorrono alla sua composizione, quindi il tipo di etichetta che vogliamo utilizzare, il tipo di chiusura. Determinate tipi di chiusura impongono delle dimensioni specifiche del collo della bottiglia, e da lì tutto il resto, le dimensioni della spalla, del corpo. Se vogliamo mantenere un'etichetta in protezione dagli urti, dovremo realizzare una bottiglia come quella dell'Icnusa, che prevede una superficie leggermente ribassata dove apporre questa etichetta, che se prendete la bottiglia in mano vedrete è in carta piuttosto delicata, e quando viene appunto abbigliata sulle linee di imbottigliamento a velocità molto sostenute, risulta ancora umida, e quindi se fosse sulla superficie di contatto tra i contenitori probabilmente alcune si strapperebbero, si rovinerebbero. Quindi tutti questi elementi vanno un po' a guidarsi nel realizzare questi design. Ovviamente anche arrivano delle idee a volte che non sono realizzabili dalla vetreria industriale, perché magari si vede un profumo e si pensa all'oggetto in vetro, ma noi dobbiamo cercare appunto di condurre chi ce lo richiede, magari che si avvale di agenzie grafiche che curano appunto l'abbigliaggio, la comunicazione, però appunto li aiutiamo a rendere realizzabili le loro idee. Concludo con quest'ultima, ma proprio sono la nostra gamma comprende circa 1200 articoli, e qua ne ho illustrati proprio qualcuno e qualcuno un po' più famoso per così richiamare un po' la vostra attenzione. Come potete vedere, i settori sono i più vari, perché abbiamo visto degli spumanti, dei vini, dei liquori iconici come la vecchia Romagna. Qua sono presentate alcune acque e delle bibite. Ad esempio, la prima acqua che vediamo in questa immagine, l'attenzione che ci ha chiesto il cliente è un'acqua utilizzata a rendere, quindi quelle che troviamo nei ristoranti, che poi vengono riconsegnate alla fonte che le lava e le rimbottiglia e le riveste. Il cliente, molto attento alla sua immagine, voleva proporre una bottiglia premium
dove si vedesse poco quell'effetto gessato che avrete già notato in questa tipologia di bottiglie, e quindi abbiamo fatto in modo che la base della bottiglia fosse leggermente più larga rispetto alla spalla, alla parte alta, quindi le bottiglie si toccano e si sfregano solo in questa parte, e quindi l'occhio è un po' ingannato e vede comunque una bottiglia sempre bella, brillante, perché purtroppo i lavaggi sono sì virtuosi perché utilizziamo meno bottiglie e quant'altro, però poi deteriorano un pochettino la superficie del contenitore. In questo modo li abbiamo supportati nella loro idea e quindi sono rimasti molto soddisfatti. Tra l'altro questa forma anche leggermente troncoconica aiuta a proteggere sempre l'etichetta, che è di nuovo un elemento molto importante e che conclude ed esalta il design delle nostre bottiglie. E niente, avrei concluso. Mi fa piacere anche ricordare che comunque questo lavoro di realizzazione dei contenitori è frutto di un lavoro di squadra veramente importante, perché concorrono tutti gli elementi della nostra azienda, dalla squadra commerciale, i nostri tecnici, la produzione e gli uffici centrali che comunque concorrono. Quindi da un'idea alla bottiglia veramente c'è un ingaggio molto importante di tutti gli elementi della nostra azienda. Vi ringrazio.